Salve e bentrovati all'ascolto del nostro telegiornale che apriamo parlando del protocollo che è stato sottoscritto questa mattina tra il Comune di Siracusa e l'ASP 8 per la somministrazione dei farmaci negli istituti scolastici. Sentiamo di più. Sottoscritto il protocollo d'intesa tra Comune, ASP e Provveditorato per la somministrazione di farmaci in ambito scolastico. L'accordo è stato redatto sulla base delle linee guida per la somministrazione di farmaci in orario scolastico. Mira a salvaguardare il diritto alla cura degli studenti portatori di patologie croniche. Questa è l'ennesima iniziativa che mettiamo in campo con ASP e questa volta riguarda le scuole. Una collaborazione forte, stiamo facendo un protocollo dove sostanzialmente verrà costituito un tavolo fatto da Comune, Provveditorato e ASP. Dove si creeranno anche momenti di formazione per i docenti delle scuole. Questo è legato più che altro a quei bambini che soffrono di particolari patologie, ad esempio il diabete. Spesso i genitori, ci sono molti bambini che hanno questa patologia, i genitori hanno il problema di lasciare il bambino a scuola perché stanno col pensiero e quindi perdono la serenità anche in ambito lavorativo di quello che potrebbe accadere al bambino in caso di crisi. Questo tavolo e questa formazione che faremo di concerto quindi anche con dirigenti di istituto metterà in condizione evidentemente il genitore di lasciare più serenamente il bambino a scuola e se il bambino ha un problema di poter intervenire direttamente il docente con questi farmaci salvavita. Si tratta di individuare la gravità e l'emergenza, in questo caso è proprio l'emergenza, quindi l'idea che è venuta fuori con l'ASP, promotrice ovviamente l'assessore Valeria Troia, è proprio questa, quella di formare i docenti e in largo raggio anche il personale scolastico per far sì appunto che si individui il momento della gravità e il momento dell'emergenza. No, ma insomma abbiamo bisogno di operare la gestione della tutela della salute dei ragazzi anche nell'ambito scolastico e quindi andare a realizzare un protocollo d'intesa come quello di oggi che ci permette di agire in maniera concreta questa tutela della salute soprattutto mediante una formazione, quindi una predisposizione di tutte le azioni da mettere in cantiere, è qualcosa che riteniamo assolutamente importante e fondamentale. Ed è stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione dei nuovi piazzali attrezzati nel porto commerciale di Augusta. Vediamo. È stato pubblicato il bando di gara per l'appalto per la realizzazione di nuovi piazzali attrezzati nel porto commerciale di Augusta, primo stralcio funzionale. L'importo complessivo dell'appalto è di 23.058.000 euro, mentre l'importo posto a base di gara dei lavori a corpo al netto degli oneri di sicurezza è di 21.886.000 euro. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a 1.172.000 euro. La durata per l'esecuzione dei lavori è di 500 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il bando è stato pubblicato sia sulla Gazzetta Ufficiale Europea che sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e sul sito informatico dell'autorità portuale di Augusta. L'opera verrà realizzata con fondi di cui al PON Reti e Mobilità 2007 con fondi propri dell'autorità portuale. Il termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione è il 14 aprile prossimo, ore 12, pena l'esclusione. L'apertura dell'offerta avverrà nella seduta pubblica del 17 aprile prossimo alle ore 12. Con l'aggiudicazione e l'inizio dei lavori, ha detto intanto l'onorevole Vinciullo, vi sarà un'ulteriore boccata d'ossigeno per le centinaia di lavoratori che attendono con ansia di poter finalmente lavorare e il porto commerciale vedrà ampliati i propri piazzali. Vertice in prefettura oggi sul bando di igiene urbana, scongiurato intanto lo sciopero dei lavoratori dell'IGM. Il bando di igiene urbana al centro del vertice in prefettura, in gioco il futuro dei lavoratori IGM che intanto hanno rinviato lo sciopero in programma per oggi. È stato lo stesso prefetto Armando Gradone a intervenire rappresentando ai sindacati l'opportunità di un ulteriore confronto tra le parti per trovare un'intesa di massima. I sindacati che intanto hanno accettato la modifica delle mansioni con il nuovo appalto in fase di aggiudicazione insistono nei confronti dell'amministrazione comunale a stipulare un accordo che garantisca agli oltre 250 operai di mantenere le stesse retribuzioni. Lo stato di agitazione dunque permane con la conseguente sospensione delle prestazioni straordinarie.
Intanto è stato nominato il dirigente dell'ufficio contratti, Loredana Caligiori, allo scopo di rappresentare il comune nella commissione di gara per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati. Massimo Conigliaro è il nuovo coordinatore regionale degli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della Sicilia per il prossimo biennio. L'ordine di Siracusa assume quindi la guida a livello regionale delle iniziative comuni da portare avanti a tutela degli 8.500 commercialisti siciliani. Menzione speciale per l'eccellenza dell'intervento al progetto di recupero degli antichi percorsi e valorizzazione del paesaggio delle cave del Val di Noto. Vediamo di più. In occasione della quarta edizione del Premio del Paesaggio 2014-2015 del Consiglio d'Europa, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha avviato un concorso come per le precedenti edizioni per la ricognizione delle azioni esemplari svolte nel territorio nazionale al fine di individuare la candidatura italiana al premio. La Commissione ha valutato i progetti con riguardo agli esiti coinvolgenti l'assetto dei luoghi e i lavori ambientali, paesaggistici e storico-testimoniali. La Commissione ha inoltre selezionato, tra tutti quelli ammessi, 10 progetti ritenuti meritevoli di menzione speciale per l'eccellenza dell'intervento. Fra questi 10 selezionati per la scelta finale emerge il progetto Recupero degli antichi percorsi e valorizzazione del paesaggio delle cave della Val di Noto in Sicilia. Il progetto è stato realizzato in amministrazione diretta e con l'impiego di risorse comunitarie nelle aree demaniali forestali di Noto Antica della provincia di Siracusa. I lavori di salvaguardia del paesaggio e gli interventi di ingegneria naturalistica sono stati eseguiti con l'impiego della manodopera forestale all'interno di più ampi progetti di rinaturalizzazione del territorio, tutela della biodiversità biologica e valorizzazione della dimensione sociale, turistica e culturale delle foreste. In particolare si è trattato di interventi silvoculturali eseguiti su boschi di conifere e boschi misti volti all'aumento del grado di naturalità attraverso l'esecuzione manuale di diradamento di alberi al fine di favorire il grado di latifogliamento dei boschi e della macchia di lavori. In particolare si è trattato di interventi silvoculturali eseguiti su boschi di conifere e boschi misti volti all'aumento del grado di naturalità attraverso l'esecuzione manuale di diradamenti di alberi al fine di favorire il naturale latifogliamento dei boschi e della macchia, di lavori di asportazione della vegetazione infestante e pericolosa. L'intervento di valorizzazione del sito naturale della cava di Carosello ha consentito la riscoperta di un paesaggio archeologico che comprende decine di concerie medievali, inoltre mulini, palmenti, cisterne antiche ed opere idrauliche. Sono stati ripristinati e messi in sicurezza oltre 12 chilometri di viabilità storica, antiche mulattiere e sentieri. Le tecniche utilizzate senza l'uso di mezzi meccanici ma rigorosamente eseguiti con interventi manuali. Le tecniche utilizzate sono state senza l'uso di mezzi meccanici ma rigorosamente eseguiti con interventi manuali. Hanno così riprodotto antiche tecniche di ingegneria naturalistica legate all'uso della pietra calcarea trovata sul posto. Oggi così centinaia di escursionisti provenienti da tutta Europa esplorano questi luoghi dal fragile equilibrio, percorrendo la rete sentieristica recuperata. Sono bastati questi semplici interventi con l'obiettivo di ripristinare e conservare la rete dei sentieri, a salvaguardare le emergenze paesaggistiche e a sensibilizzare le popolazioni ad apprezzare i luoghi così come sono, affinché tutti cooperino a mantenerli funzionali e vitali. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, ma vi aspettiamo ancora dopo per la seconda parte. Entra nel mondo Gemar. Salumi, carni, frutta, verdura, rigorosamente certificati e sempre freschi. Inoltre abbigliamento, giocattoli, elettrodomestici, telefonia e tanto altro. Cerca il punto vendita più vicino a te. Supermercati Gemar.
Su di me puoi contare, stanne sicuro. Al buio di notte, nel freddo del mattino. Portami su strade dove non c'è strada. Portami fuori e stanne sicuro. Non chiederti dove, non chiederti come. Facciamoci un giro lontano da tutto. Facciamoci un giro che duri una vita. Fai pieno di amici, la famiglia al completo. Su di me puoi contare, stanne sicuro. Gamma Yaris, benzina, diesel e ibrida, 150 euro al mese. E anche se puoi restituirla quando vuoi, fidati, non vorrai farlo. Toyota, conta su di me. Autosport, concessionaria Toyota, Contrada Targia, Siracusa. Autosport e anche Opel. Affare, vendesi nuova villetta in residence a Città Giardino, 140 metri quadrati più 400 metri quadrati di spazio esterno. La villa è suddivisa in zona giorno e zona notte, mansarda abitabile e ampio giardino attorno. Per informazioni 339 70 21 449. Da Scavolini Store Siracusa è arrivato il momento che stavi aspettando. Arredare la tua casa con tutta la qualità Scavolini. Acquista una cucina e living da noi. Avrai la parete attrezzata a metà prezzo e la cucina a interessi zero. Scavolini Store Siracusa. Consulenza specializzata e progetti personalizzati su misura per te. Perché rinunciare alla qualità? Scavolini, living, bagno, cucina. Vieni a trovarci in Viale Scala Greca 381 a Siracusa. Siete impressionabili, avete paura del buio, dei rumori strani, dell'oscurità della notte. Sì. Allora questo posto non è per voi, ma se avete coraggio lasciatevi terrorizzare e venite al Paranormal Circus, lo spettacolo degli orrori. A Siracusa, dal 19 al 29 marzo, in Contrada Targia, Paranormal Circus, lo spettacolo degli orrori. Info e biglietti presso paranormalcircus.com. Per uno spettacolo da paura. Bentrovati alla seconda parte del nostro telegiornale, andiamo a parlare di cronaca perché una donna aveva messo a segno un furto in provincia di Taranto, per questo è stata arrestata dai carabinieri. Sentiamo di più. Ritenuta responsabile di un furto in trasferta, una donna è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Belvedere che hanno dato esecuzione all'ordine di carcerazione emesso alla Procura della Repubblica di Taranto nei confronti di una 36enne Angela Crescimone, già agli arresti domiciliari dallo scorso ottobre. La donna deve scontare la pena di un anno e 8 mesi di reclusione oltre al pagamento della multa di 550 euro perché riconosciuta responsabile del furto aggravato commesso in Manduria, in provincia di Taranto, nel mese di marzo 2006, in concorso con altre persone. Crescimone è stata associata presso la casa circondariale di Catania. Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, i militari dell'arma hanno deferito in stato di libertà 8 persone per vari reati. 2 siracusani con precedenti di polizia denunciati perché sorpresi ad asportare circa 100 kg di mandarini dall'interno di un'azienda agricola di località Fanusa. 4 persone di età tra i 25 e 28 anni denunciate perché sorprese a condurre vetture di proprietà sprovvisti della patente di guida in quanto mai conseguita. Madre e figlio sono stati denunciati per aver sottratto mediante vendita per la successiva rottamazione l'autovettura del figlio sottoposta a sequestro e fermo amministrativo ed affidata in custodia alla madre. E da oggi fino al 27 marzo si vota per il rinnovo di RSU RLS nell'area industriale di Siracusa, una delle più rilevanti della Sicilia e del paese. Le elezioni per i nuovi rappresentanti sindacali coinvolgono oltre 4.000 lavoratori dei settori chimico e dell'energia di aziende, tra cui ISAB, ERG e la ESSO. Andiamo a parlare adesso di sport. Barcellona amara per il Siracusa che perde all'ultimo minuto dell'incontro e perde anche la testa della classifica a tutto vantaggio dello Scordia. La cronaca della partita la ascoltiamo adesso dalle parole di Paolo Scatà. Vediamo. Siracusa ha beffato a Barcellona a Pozzo di Gotto dalla rete al 81esimo minuto realizzata da Biondo. Anastasi deve fare a meno di Conti infortunato, gioca con Vitale in porta, difesa a 4 con i giovani esterni Listro e Santa Maria, con Pettinato e Orefice centrali. Mascara agisce da play basso davanti alla difesa con i due mediani Arena
e Palermo, terzetto di attaccanti da destra a sinistra formato da D'Agosta, Contino e Grasso. Inizio buono per Ligia Virtus, pericolosa dopo 7 minuti con il collo destro di Pino che si perde alto. Al 24esimo la risposta azzurra, il corner di Grasso, il colpo di testa di Mascara si schianta contro il palo. Al 39esimo palla vagante in aria con Arena che ha la possibilità di segnare, ma il diagonale del mediano catanese finisce fuori. Si chiude qui la prima frazione. Nel secondo tempo il portiere azzurro Vitale al nono minuto commette un grave errore e per poco Anthony Genovese non mette in rete. Al 14esimo è D'Agosta a crossare per Grasso, il piatto destro dell'ex Taormina finisce in bocca al portiere Galipò. Al 20esimo Anastasi mette in campo Sant'Anna per Arena. Al 27esimo ancora Grasso in percussione, si presenta solo davanti a Galipò che si salva all'ultimo momento in calcio d'angolo. Preme il Siracusa e al 32esimo Mascara di testa fa gridare al gol, ma Carrello salva proprio sulla linea. Anastasi rinforza il reparto avanzato con Fichiera per D'Agosta e Petrullo per Palermo, ma è Ligia Virtus clamorosamente a segnare al 44esimo con un controbalzo di Biondo che trafigge il portiere Vitale. Lo stesso portiere non azzurro al 46esimo evita il raddoppio salvandosi in calcio d'angolo sulla stessa conclusione di Biondo e nulla più nei 5 minuti di recupero che sono stati concessi dall'ottimo arbitro Enrico Maggio di Lodi. La vittoria dello Scordia a Castelbuono cambia le carte in tavola per quanto riguarda la classifica. Scordia adesso primo con un punto di vantaggio sugli azzurri che nelle ultime due giornate giocheranno prima a Rosolini e chiuderanno il campionato in casa contro la Sampio. Fine gara quindi con tanto rammarico per il tecnico del Siracusa Giuseppe Anastasi che analizza la sfortunata partita degli azzurri. Sentiamo. No, guardi, devo essere sincero, noi abbiamo avuto 4-5 gol, 5 palle gol e secondo me il fatto oggi ci ha girato un attimino la sorte, ma a prescindere questo qua quello che mi viene da pensare è come si fa a non vedere un rigore del genere, cioè non è possibile. Allora, se lo Scordia pianto fino ad oggi, a un mese a questa parte che piange, forse siamo stati troppo rispettosi e educati nei confronti di qualcuno. E allora io dico questo qua, dobbiamo essere chiari e lucidi anche nell'analisi della partita, no? E del campionato. E questa è una squadra che sta facendo un gran campionato, sicuramente non mi aspettavo una sconfitta, ci assumiamo le responsabilità, abbiamo le ultime due partite dove dobbiamo fare il massimo bottino per riuscire magari a sperare che vinciamo il campionato in maniera diretta. Raggiante invece il tecnico dell'Igea Virtus che ha raggiunto l'ottava vittoria di seguito, vediamo. Mister, un'Igea Virtus che è piaciuta, fondamentale l'impatto con la gara. Ma credo che la squadra abbia preparato in difficoltà questa partita perché per tutta la settimana abbiamo avuto un paio di defezioni importanti anche in ruoli chiave, però ero sicuro che mentalmente la squadra sarebbe arrivata al massimo del proprio potenziale, anche perché quando si riduce da 7 vittorie consecutive credo che sia il momento migliore per giocare una partita come questa, quindi da questo punto di vista sicuramente mi aspettavo una prestazione importante dei ragazzi, però ripeto, noi abbiamo incontrato una squadra che è fortissima, che dopo la prima partita, questa è la seconda sconfitta in campionato e stiamo parlando a 3 giorni dalla fine, quindi credo che sia stata una partita anche abbastanza equilibrata, anche se Siracusa ha avuto un paio di palle per poter vincere la partita e credo ci sia poco da dire. Noi abbiamo pareggiato il loro tasso tecnico più elevato col massimo che potevamo dare in termini di dinamismo, di aggressività e di sfruttare le nostre armi in fase d'attacco. Cosa ti è piaciuto in particolare dei tuoi ragazzi? No, tutto, la disponibilità, quello che avevamo preparato. Ripeto, abbiamo subito forse per la prima volta nelle ultime partite anche di prendere gol, ma noi giocavamo contro una squadra, ripeto, che secondo me ha tutti i crismi per essere una squadra fortissima per il campionato. Fra l'altro anche allenata da un allenatore che ha già vinto questo campionato, quindi una squadra matura e ripeto, oggi anche Siracusa non credo che abbia perso contro una partita dove ha particolari demeriti, la partita l'ha fatta, ha trovato una squadra che in questo momento onestamente noi siamo, ripeto, al massimo dell'autostima e dello splendore e speriamo che riusciamo a tenere questa concentrazione, questa voglia, questa aggressività per coronare questo sogno che sarebbe importantissimo per tutti. Adesso ci sono altre due sfide importanti, Sampio e Scordia.
Ligia Virtus a questo punto ci crede nei playoff? Ma io credo che Ligia Virtus ci crede nel fare tutte le partite per fare il massimo, e lo ha dimostrato anche nel momento in cui era Sava. Io sono arrivato con la squadra sest'ultima in classifica, potevamo sgonfiarci dopo le tre vittorie consecutive che avevamo raggiunto i 32 punti e poi avevamo in casa i Rosolini, e quindi, mentre invece questa squadra ha cullato un sogno, oggi, ripeto, anche con un pizzico di buona sorte, perché Siracusa, ripeto, sullo 0-0 se va in vantaggio per noi diventa dura, è naturale che ora dobbiamo mettere ancora qualcosina in più perché abbiamo due partite difficili, siamo sicuri che già vincere fuori casa domenica prossima non sarà facile, e poi abbiamo l'ultima partita che, alla luce dei risultati di oggi, purtroppo non ci dà neanche quella situazione dove io speravo oggi di poter avere due risultati contro lo Scordia per vincere, perché se oggi lo Scordia avesse pareggiato noi avevamo due risultati per accedere ai playoff, invece molto probabilmente al 99% per farli dobbiamo vincerle tutte e due. In classifica quindi lo Scordia, che ha scavalcato il Siracusa di un punto, e mancano due gare alla fine del campionato, che si concluderà proprio negli ultimi minuti. E questa notizia chiude il nostro telegiornale. Grazie per averci ascoltato e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.